Sì, sì, il rampino si è rotto. Anche la tuta. Il paracadute. Qualche costola. Dovrò riparare tutto. Ci sono tre via e l'abismo. Dove ti trovi? Nella foresta. Non lo so. Ti mando le mie coordinate. Spero servano. Leo. Ci si vede. Bella a tutti ragazzi, io sono Slimer. Oggi ragazzi, grazie, con questo continuiamo la serie di Chess Scout, serie che mi piace, dai, è un bel gioco. Ok ragazzi, ci siamo. Ragazzi, vi invito subito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non siete iscritti. E condividete il video con i vostri amici, zii, cari, tutti. Mi manchi un arco. Cos'è qua? Wow, che bello. Cos'è? Sembra il posto giusto. Una baraccopoli. Non ho mai visto niente come gli anni prima. Bellissimo. Semira ha ragione. Mira, sono l'abismo. Qui la gente non soffre di vertigini. È vero. No, di solito un paracadute. Infatti. Raga, qua norme di sicurezza zero, Mamma mia. Allora, dobbiamo andare di qua. Credo che qua dovremmo aggiustare. Ragazzi, sarà sicuro quello. Ok. Non è sicuro. Tutto bene? Sì, tutto ok. La sicurezza zippo. L'elicottero della mano nera. Vai in vista. Svuotato alla svelta. Metà degli abitanti sta cercando di scappare da Espinosa e dalla sua mano nera. Andiamo per la nostra strada, ragazzi. Ah, qua. Ok. Credo che dovremmo aggiustare il rampino. Stai da schifo. Acqua. La mano nera si attaccia al villaggio. Succede spesso. No, quasi mai. Forse qualcuno ha attaccato la base meteo. Attrezzi. Grazie. Non posso affrontare il progetto Yapa da solo. Sono d'accordo. Devo ammettere che sbagliavo. Avevi ragione. Un segnale di soccorso. Credevo non fosse più un'agenzia. Dammi una mano, dai. Cosa facciamo con il Yapa? Tra la tempesta e quelle torri armate, non posso avvicinare. Io avrei un paio di idee. Dimmi. Aspetta. Ascolta. Le vostre azioni nei prossimi minuti decideranno il destino della comunità. Sono il comandante Morales. Sono anni che tolgono l'abismo. Per mantenere l'ordine e la giustizia solissa. Ho lasciato che questo posto fosse un rifugio. Per i criminali. Ma ieri notte c'è stato un attentato contro la struttura del giardino Yapa. Il colpevole è stato spalleggiato da qualcuno del villaggio. Lei chi è? Gabriela ha ucciso zio quando ero piccola.
sa che lavoriamo insieme. La cugina forse. Sarò costretta a condurre un'indagine a tappeto. Entreremo in ogni casa. Controlleremo l'identità di ogni cittadino. E tutti i trasgressori verranno severamente puniti. Tu. Luis. Bella collana, dove Luis. Dove? Devo fare qualcosa. No. Gabriela! Mo? Lascialo andare. Cugina. Hai visto? Cugini sono. Beh, perlomeno tu hai coraggio. Se tuo padre ti vedesse oggi, morirebbe per il disgusto. Sei un mostro. Voi traditori parlerete tra voi delle vostre delusioni. In prigione. Sull'elicottero! Mira! Quasi è completata la situazione. Tutti giù per terra. Enrico, wow, quanto è fiero, guardate, fierissimo. Grande Enrico, wow. Abbiamo appena iniziato una ribellione. Avremmo dovuto coinvolgere questa gente. Ne abbiamo bisogno per fermare il progetto IAPA. Beh, allora si andranno più armi. Ecco, c'è una fabbrica in fondo alla strada, abbandonata. Caschiglio Spasios. Anni fa produceva gli armamenti della mano nera. Beh, diamo un'occhiata. Luis, vero? Occupati di questa gente. Vorrà affrontare la mano nera, potrà farlo. Te la senti, sergente? Sì, signore. Mira. Io verifico che funzioni tutto. Ci vediamo alla fabbrica. Grande, mamma mia. Che gioco. Bellissimo. Ok, adesso ci dobbiamo. Spero che funzioni tutto. Non ho capito. Non ho capito. Salta e primi. Quello che ha fatto. Spero che funzioni tutto. Ah, ok, il talare. Bellissimo, ragazzi. Che figata, ragazzi. Quella è la fabbrica. Sargento Easy hanno fatto delle ricerche e dicono di poter far ripartire la produzione. Chi è Easy? Ciao, sono Lager. Ciao, passa solo quello che hai. La lettera A, Mira me l'ha detto. Già fatto. Hai una lettera A? Tipo un computerino sull'occhio. Una cosa simile. Cominciamo. Ok,
tocca a te. Pronto, ecco la tua missione. Dobbiamo alimentare la fabbrica. Ma le male porte della centrale elettrica sono bloccate da dei generatori d'emergenza. Missione accettata, sergento. La tua lente NRA ti mostrerà dove guardare. È solo questione di tempo prima che Gabriella mandi altre forze della mano nera a fermarci. Ci servono armi e all'aspetta. Oh! Andare lì. Ora eccola. Cosa dobbiamo fare? Scansione l'aria. Lo scansione. No! Ho fatto un casino, Abbiamo distrutto il generatore. Ah, ecco! Che tu non potrai fare più guai. Ok. Distruggiamo anche questo. Devo distruggere tutti, non ho capito. Non sto capendo cosa devo fare, scusate. Edificio, generatore. Di nuovo. Barili di carburante. Adesso cosa spariamo?
questo ci rimettiamo la pelle. Che paura tu. No, dobbiamo trovare mamma subito. Dai, che sto andando. Dai, lascio. Sì, ma andiamo avanti dietro senza fare niente qua. Andiamoci a prendere le armi prima di tutto. Abbiamo ucciso due. Eccolo qua. Ok, uno e due. Va bene. Esplodere, boh. No. Raga. Mira sul barile. Ah, ecco. Ha funzionato. Ok. Abbiamo capito, raga. Generatore ben schermato. Meglio tardi che mai. Riesci a spegnerlo? Usare il mio rapino, strappare via la blinda. Adesso suppongo di doverci sparare dentro. Allora. Ok. Il generatore sistemato. Ok, ne restano due. Sai dove cercare. Cos'è questo? What? Sì, l'altro generatore era lì. Adesso abbiamo capito, raga. Scusate, ma è la prima volta che si gioca, quindi devo capire. Ok, qua c'è anche... ma... ah, quello, ok. Non è successo niente. Raga? Ah, devo avvicinarlo forse. Ok. Va benissimo, sì. Grampino, dobbiamo toglierlo. Ne resta uno. Sono entrato nelle comunicazioni della maniera. Sta arrivando. Sparia che ha creato. Vieni tu a farlo. Ecco. Dovrebbe essere di qua. Piano alto, non posso. Vicino per non sbagliare. Oh. Oh my god, non siamo morti, che culo, ragazzi. I generatori sono tutti spenti. Mamma che paura, ragazzi. Ci sono troppe delirianti.
elicotteri in arrivo, Rico. Dove? Voglio riattivare la struttura, o dovremo affrontarli con pietre e bastoni. No. Dove dobbiamo andare? Scala. Devo andare un po' più in alto, se no non riesco a capire dove andare. Ci sarà ancora l'altezza. No! Dove andare io? Non capite. Non sto capendo dove devo andare. Te lo giuro. Ah, di qua, ok. Piano, ecco, piano. Vado dentro. Trova e usa quegli interruttori. Interruttori. Ah, ecco. Usare il mio rampino. È sempre un rampino. Meno male che ci abbiamo il rampino. Quindi lo devo sollevare. Quindi fatto questo, andiamo da quell'altro. Raga, un po' di pazienza perché ve l'ho detto. Ed ecco l'altro. Gli interruttori sono attivati. E la mano nera è praticamente qui. Ecco. Attivano il principale. Cosa devo fare? Acqua, ok. Siamo a posto, diciamo a tutti di entrare. Non hai che da darmi l'ordine. Ok, questa zona è nostra. Dovresti venire qua fuori. Un momento, please. Hai portato le armi in tempo. La mano nera sta schierando le fazioni. Non potremo avanzare senza altri uomini. Hai qualche idea? Ci siamo uniti dopo la tua azione nelle favelle. Che altro caos. Arriveranno reclute. Un drammatico caos. Questo è il tuo scopo fin dall'inizio. Oscar Espinosa comanda quest'isola. Chi si rivolta rischia di perdere la casa, il lavoro
E anche provandoci non si può vincere contro la maniera. Abbiamo lo stesso scopo, Rico. Tu aiuti la gente a battere la mano nera, noi ti aiutiamo ad andare a scaricare spinosa. Ok. Come preferisci? Che facciamo? Ho qualche idea, Rico. Sta vedendo i dettagli alla tua lente. Un'armata del caos. Certo, armata del caos. Armata del caos. Va bene ragazzi, facciamo finire qui questo episodio, ci ribecchiamo per la prossima puntata, chiudiamo qui, mi raccomando di iscriversi al canale, lasciare un piace e basta ragazzi, ci ribecca alla prossima, ciao belli.